Lady Macbeth! È arrivata una lettera per voi, è di vostro marito. Ti ringrazio. Finalmente, qualche notizia sull'esito della battaglia. Tre sorelle mi si sono fatte incontro il giorno stesso della mia vittoria e ho appreso che hanno il potere di vedere al di là dell'umano. Ma allora che più mi sentivo bruciare dalla voglia di interrogarle ancora, si mutarono in aria, dissolvendosi. Ero ancora stordito, sbigottito dallo stupore per un tal prodigio, quando giungono dal re dei messaggeri che mi salutano Thane di Cawdor, con quello stesso titolo poc'anzi m'ero pure sentito salutare da quelle tre stesse fatidiche sorelle che, alludendo al futuro, avevano aggiunto salute al re che tu diventerai. Di tutto ciò ho creduto di informarti, mia diletta compagna di grandezza, affinché tu non rimanga ignara dell'augusta sorte che ti è stata promessa. Ma avremo modo di parlarne a breve. Per ora, serba questo segreto nel tuo cuore. Addio. Marito mio, Thane di Glam sei, e ora anche di Cawdor. Sarai presto tutto quello che ti è stato promesso. Ma non mi fido della tua natura. Troppo latte d'umana tenerezza ci scorre perché tu sappia seguire la via più breve. Tu brami d'essere grande e l'ambizione non ti manca, ma ti manca purtroppo la perfidia che a quella si dovrebbe accompagnare. Quello che brami tanto ardentemente, tu vorresti ottenerlo santamente. Non sei disposto a giocare di falso, eppure vorresti vincere col torto. Vorresti insomma avere, mio consorte, chi fosse lì a gridarti «Devi fare così per ottenerlo!» Ma affrettati a tornare, che io possa riversarti nelle orecchie i demoni che ho dentro e con l'intrepidezza della lingua cacciar via frustate ogni intralcio tra te e quel cerchio d'oro, la corona di cui il destino e un sovrumano aiuto ti vogliono vedere incoronato. Ebbene? Che notizie? Nobile mia signora, ho ricevuto poco fa un messaggio che mi informa che il re in persona sarà qui. Che dici? Sei impazzita? E così è, mia signora. Non sta forse con lui il tuo padrone? Il nostro Thane sta venendo qui. Se così fosse, il mio sposo mi avrebbe già certamente avvertita per preparare. E qui è arrivato con appena il fiato sufficiente per dare l'annuncio. E dategli ristoro, ci ha recato una splendida notizia. Anche il corvo, con la sua voce rauca, gracchia il fatale ingresso di Duncan sotto i miei spalti. O spiriti che portate pensieri di morte, venite e snaturate in me il mio sesso e colmatemi fino ad abboccare della più disumana crudeltà. Fatemi denso il sangue, sbarratemi ogni accesso alla pietà e che nessuna visita di contriti e pietosi sentimenti venga a scrollare il mio pietoso intento. Datemi fiele al posto del mio latte, voi che siete ministri d'assassinio e che invisibili nella sostanza, siete al servizio delle malefatte degli uomini. Vieni, o notte profonda, con il manto del più tetro vapore dell'inferno, così che l'affilato mio coltello non veda la ferita che produce e non si sporga il cielo dalla coltre della notturna tenebra a gridare al mio braccio «Fermati, fermati». Con l'esecuzione del Thane di Cawdor, la ribellione è stata completamente sedata, sebbene le truppe dei sovrani norvegesi e irlandesi ancora non siano state completamente annientate. Macbeth e Banco giungono al campo di battaglia Forres per pianificare le prossime mosse. Duncan e i Thane scozzesi festeggiano questa prima vittoria, certi che non sarà l'unica, ma ignorano che un male ben peggiore
incombe sulla Scozia. Una guerra fratricida si sta avvicinando alle loro porte e sarà ben più cruenta di quanto avrebbero mai immaginato, tingendo la terra di un cupo colore rosso sangue. Macbeth cavalca rapidamente verso Inverness per raggiungere la consorte e predisporre una degna accoglienza al re Duncan. Quest'ultimo ha annunciato di volersi fermare per la notte al suo castello prima di ripartire per la prossima battaglia. Tuttavia, l'animo di Macbeth è turbato da oscuri pensieri e oscillano tra la paura e il dubbio di commettere un gesto efferato per soddisfare la sua ambizione: cingere la corona e diventare re di Scozia. Duncan ha già proclamato il suo successore. Stelle, oscurate il vostro fiammeggiare, che la luce non penetri i segreti dei miei tenebrosi propositi. L'orrore per qualcosa di visibile ha sull'animo nostro meno presa che non quello per ciò che uno immagina. Eppure lì vola il mio pensiero. L'assassinio, anche se solo nella mia fantasia, scuote già a tal punto la mia essenza d'uomo da soffocarne quasi ogni funzione nel fumo d'un'idea senza contorni. Eppure, Duncan, in verità, è stato un tal benevolo sovrano, dotato d'un tal senso di giustizia nell'esercizio del suo alto ufficio, che i posteri racconteranno le sue virtù nei secoli a venire e arringheranno la più nera dannazione per chi avesse attentato alla sua vita. Ma suo figlio Malcolm è stato nominato principe di Cumberland, in attesa di essere incoronato re. Un gradino su cui dovrò inciampare, o dovrò superarlo con un balzo, perché si piazzerà sul mio cammino. Grande Tandy Glams, oh nobile Tandy Cawdor, e ancor più grandi di questi due titoli, secondo quanto profetizzato nel saluto delle fatidiche sorelle. Amore mio carissimo, Duncan sarà qui da noi stasera. Per ripartire quando? Domani, almeno questa è la sua intenzione. Oh, quel domani non vedrà mai il sole. La tua faccia, mio Tane, è un libro aperto, dove ognuno può leggere strane cose. Il benvenuto, portalo negli occhi, portalo nella mano, sulla lingua. Datti l'aria di un innocente fiore, ma sì la serpe che vi si cela sotto. Duncan va ricevuto come si conviene. Stasera affiderai alle mie mani la grande impresa che ci condurrà il dominio e la signoria di Scozia. Bisognerà che ne parliamo ancora. Sì, ma vedi di stare più sereno. Mutar colore è segno di paura. E per il resto, lascia fare a me. Intanto, porta il destriero allo stalliere. Lady Macbeth, onorata ospite nostra, voglio ringraziarvi per il disagio che qui vi arrechiamo, pregando il Dio che vi ripaghi del disagio che vi abbiamo arrecato. Salute a voi, Sire. Non dovete ringraziare. Ciò che noi facciamo per voi è pur sempre una misera cosa a confronto dei vasti ed alti onori di cui la maestà vostra ha ricolmato la nostra casa. Per quelli passati e per le più recenti dignità che sono venute ad aggiungersi ad essi, vi restiamo devoti zelatori. Salute a voi, principi Malcolm e Don Albane. Gentilissima nostra ospite, è per noi un piacere poter soggiornare qui dopo una sì lunga giornata. Lady Macbeth, siete bella più che mai. Salute anche a voi, nobile Ross. E Banco, che piacere vedervi nuovamente. Il mio animo è lieto ogni volta che venite a farci visita. Lady Macbeth, il mio cuore ricambia le vostre parole. Mio figlio Fleance giungerà anch'egli a Inverness oggi e vedrete coi vostri occhi quanto è cresciuto. Dov'è il Tandy Cawdor? Abbiamo provato a stargli alle calcagna, ma cavalca bene ed il suo grande cuore l'ha portato sicuramente a casa prima di noi. Vogliate condurmi dal mio ospite? Gli vogliamo un gran bene e gli seguiteremo a conservare le nostre grazie. Con licenza vostra, mostratemi le mie stanze.
E se questo solo colpo fosse l'inizio e la fine di tutto, noi rischieremmo la vita a venire. Il sangue che scorre torna sempre ad infettar colui che l'ha sparso. Questa giustizia dalla mano equanime ritorce sulle nostre stesse labbra gli ingredienti che abbiamo mescolato nel calice che abbiamo avvelenato. Egli si trova qui, sotto il mio tetto, protetto da una duplice fiducia. Primo, perché gli son parente suddito, e son già questi due buoni motivi perché io rifugga dal compere l'atto. Secondo, perché, come suo ospitante, dovrei io stesso sbarrare l'ingresso a chiunque volesse assassinarlo e non brandire io, tra le mie mani, il coltello che lo dovrebbe uccidere. Altro sprone non ho, se non la mia indomita ambizione che, nella smania di balzare in sella, rischia di misurare male lo slancio e andar a ricadere dall'altra parte. Ti sei appartato, mio sire. Hai lasciato il convivio. Duncan sta finendo di cenare e ha chiesto di te. Perché sei uscito dalla stanza? Non sa d'andare avanti in questo affare, ma colmato ancora da altri onori. E grazie a lui mi sono conquistata una fama preziosa come l'oro presso la gente d'ogni condizione. Capisco. Era dunque l'effetto di una sbornia la speranza di cui ti sei vestito fino a questo momento? Ti fa tanta paura agire per ottenere ciò che desideri in cuor tuo? Vuoi avere quello che consideri l'ornamento di tutta un'esistenza e intanto vuoi continuare a vivere stimandoti un ignobile vigliacco, lasciando che il non oso sia sempre agli ordini dell'io vorrei? Taci, ti prego. So d'aver coraggio quanto basta per fare nella vita quel che s'addice a un uomo. Chi ardisce più di questo non è uomo. Davvero? E allora che bestia era quella che ti indusse a svelarmi il tuo disegno? Uomo, tu lo eri quando avevi il coraggio di eseguirlo. E se non dovesse funzionare? Non riuscire? Quando Duncan sarà sprofondato in un sonno pesante, come è molto probabile lo inviti la fatica del viaggio, io metterò un potente filtro nel vino di coloro che saranno di scorta alla sua camera, sì che affonderanno in un maialesco sonno, un sonno molto simile alla morte. A quel punto cosa non potremo, tu ed io, sul corpo incustodito di Duncan? E come sarà facile incolpare quelle spugne delle sue guardie di quel nostro grande scempio? Sì. Quando avremo imbrattato di sangue quei due che dormono nella sua camera, dopo che avremo usato per ucciderlo le loro stesse spade, chi potrà dire che a compiere quell'atto non siano stati proprio loro due? E chi oserebbe pensare altrimenti quando ci vedrà ruggir di dolore e lacrimare sopra la sua morte? E sia dunque, ho deciso. Tutte le mie forze sono sottese a questo orribile atto. L'occhio non veda quel che fa la mano, ma si compia quell'atto che, compiuto, l'occhio avrà orrore persino di riguardare.